E siamo arrivati di nuovo alla nostra Master League con l'Inter, non lo abbiamo perso 2-0, partita scriptata veramente ingiocabile, 4 espulsioni, perché poi mi sono innervosito e ho deciso di non inviarla perché cioè era impossibile. Con la Roma tutt'altra partita, uno script abbastanza equilibrato, abbiamo preso 2 pali anche con la Roma, meritavamo di vincere e quella è la classifica sulla vostra destra. Ormai siamo a 2 giornate dalla fine dell'andata. Questa è la classifica. Juve si riprende il primo posto, molto corta, bene il Milan, bene il Verona, l'Atalanta e il Napoli. E sotto Udinese, Empoli e Crotone che stanno facendo molta, molta fatica. Ok, andiamo in campo. Vediamo solo se ci ha lasciato cosa ho deciso io. Andiamo a vedere. Oh, e dai, oh, e dai. Vabbè, però volendo potremmo anche farli giocare con questa maglia, vincitori ieri della Coppa Italia, almeno da quello che ho potuto vedere io, perché vi ripeto che finché non entro al pubblico, che ci sono gli stadi di nuovo un po' pieni, io non guardo più partite ormai da un anno e più. Quindi mi baso sul televideo. Andiamo a vedere la velocità di gioco perché l'altra volta mi sono sbagliato. Ok, molto bene. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, queste sono le formazioni. Andiamo a fare lo stadio, notte inverno casuale, Arena Garibaldi e si va contro la Juve. Abbiamo sempre giocato belle partite contro di loro. Purtroppo questo gioco, questo titolo qui è scriptato veramente male e si fa davvero tanta fatica. Prima guardavo un video di uno che giocava a My Club e si lamentava anche lui online, che era veramente una cosa indecente da giocare. E niente, proviamo. Ho messo a difendere l'area di rigore, lui in difensiva bassa, vediamo se lo fanno. E no, contrario, facciamo girare il nostro pallone. Subito che sbagliamo. Attenzione. Mamma mia. Non sentite il commento è perché ultimamente non ho molto voglia di commentare. Attenzione in aria, Morata, alto. Che brutta sta maglia della Juve, mamma mia. Bene, andiamo là, Junta. Pallone d'Agi, Junta. Diaz, ancora Agi. Non passa la palla, ancora verso la Juve, poteva tirare Diaz. Cadrega. Ancora Junta. Dai, crociata, palla d'Agi, si gira, parte il tiro, terribile. Ok, non vedete la difesa come retrocede, non voglio farla fino all'Inter. Attenzione a Isco, ferita di Isco, Ronaldo. Si rinnova il duello con Bisacca, sempre loro. Bravo, bravo Bisacca con l'aiuto dei compagni di Twitter che c'ha questo gioco. Riusciamo a togliergli la palla, andiamo avanti, vai crociato, c'è spazio. Pallone ad Agi, incrocia la gomina, prova Agi a dargli un bel pallone qui in mezzo, attenzione, mamma mia. Young ad esordio, Isco, David Silva, attenzione Morata, tiro deviato, allenando, è difficilissimo giocare, è impossibile, certe partite erano più impossibili, ferito di testa, di Abunayan,
Chi lo volesse basta che sganci 200 passa milioni di euro e lo prende. L'interiore. Vai Agi, magia, bruciata. Palla ancora ad Agi, si gira. Pianita. Punta. Ancora Diaz, Diaz. Parte prima, e c'è ancora la prima. Non ci credo. Dalla partita con l'Inter sembra di giocare a velocità 0,000, però è giusto il calcio di me, un gioco basato sulla velocità che vanno 200 all'ora. Deve essere giocato ragionato così. Però la partita con l'Inter ieri in vita, se la registravo gli metteva anche le mani nei capelli. Le mani nei capelli. Ok, 1-0 Pisa, dai, Sidney, che è sempre nelle trattative, Sidney, è un uomo sul mercato, seguito lì, dall'altra parte, Quadrado, attenzione a Aubameyang che scatta, arriva da Silva, Quadrado, fermato, bravo Yannita, adesso tocca la palla per Agi, attenzione. Bella questa infilata da crociata. Recupera subito Lloris, Lloris, Sidney, David Silva, De Ligt, Cuadrado. Attenzione ad Aubameyang adesso a centrocampo, si è spostato. Felipe Luis, all'altra parte, Cuadrado. Chiude la linea di lancio di Anita. Agi su David Silva. Attenzione che qua si gira qua la tortura. Poi fa crassi, palla alla porta, si girano, retirano. 21 anni da così, non di qua. Ancora di Raudo. Prova, ma non trova la linea. La vizzina. Aggressivo il Pisa, quanto basta. Capito lì, attenzione per la cadenza un pericoloso, con la bisacca su Ronaldo. Fermato, una spallata regolare, strano che non ha dato il fallo lì. Dai la gomina. Fernandini, si perde la gomina, Loris. D'altronde c'è davanti gente sicuramente molto più forte di lui. Isco, Fernandini. Sì, bene. David Silva, macchinosa la Juve, lancio ancora in avanti per Aubameyang, colpo di testa all'indietro, palla fuori, sta giocando male la Juve, non è male, perché se si mette a giocare sono cavoli acidi. Cabrera, Airaudo, tiene giù, gira da questa parte per Wan-Bissaka, resta per crociata. Manda verso la gomma, la tiene bene la gomma, tocca l'indirizzo di Yannita, poi ancora Diaz, 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 fatta il tiro di più, gran gol di Diaz. Ma che giocatore è questa palla, l'ha presa con Yannita. Diaz. Bene, bene, gran gol di Piazzone, sul palo di Lloris. Nulla che possiamo rivederlo, per questo merita il gol. Bravo Yannita, via, tocca, si gira, controlla, batte col piattone a girare e palla in rete. 2-0 Pisa, bene così. Sconfitta con l'Inter che c'è stata la forza dell'Inter, attenzione però, Morata. Questo è il fallo, lascia proseguire l'arbitro, tira, palla in rete. Dicevo che con l'Inter veramente è stata strizzata male, velocità 0 sembrava di giocare a velocità 1 e mezzo, erano incontrollabili, pericolissimo che mezzo, bene questo 1, poi crociata, fa muro, ecco, queste sono le cose che a me fanno incazzare, che va sempre sui piedi degli avversari, ma qui c'è spalle, non farle queste cose, è giusto.
Gomitata. Oh. Che poi loro si mettono le mani in testa, vabbè. Non era poi così brutta, però il fallo c'è, Isco, pericolosissimo. Niente da fare, non passa Ronaldo. Fuori gioco. Juve molto nervosa, fuori gioco, fuori gioco. Noi dobbiamo giocare così, giocarcele con calma ragazzi, perché sennò vi incazzate che la metà basta. Juan Bisacca. Pallone bello da questa parte per Gunther. Adesso chiama l'1-2, prova a salire Gunther. Ancora palla qui, ferma questo Diaz. Ancora palla. Bella questa lunga. E poi non capisco perché io mica non l'ha tenuta. Attenzione a Maiando. No. Attenzione a Maiando, Quadrado. Siamo alla fine del primo tempo. Dobbiamo tenere. Dobbiamo farli segnare. Subito Luis. Preme la Juve, preme. Ancora Ronaldo, mette in mezzo. Attenzione, colpo di testa di Morata in precisa. All'altro. Doppietta di Diaz, 2-0 con un tempo contro la Juve. È una classifica molto interessante perché con questa sconfitta si dovessero fermare anche Inter, Milan e Torino, la Roma vincerebbe, rientrerebbe anche la Roma. Qua Diaz. Da lì. Isco. Lancio in avanti, c'è Raudo, bravissimo. Poi si addormenta Ionita, ma va a recuperare un altro allora. Ancora la gomma. Diaz. Vai, vai, vai Raudo, vai, non ti fermare lì vicino, non serve a niente Ionita a fare così. Ancora Diaz. Non si fila. E ha tutte le ragioni. Gunther. Agi. Tiene palla, gli osserva, tocca per Eramo, parte il tiro a giro, temporale. Eramo è sul mercato, dove deve comprare un centrocampista forte, ma forte. Ormai Eramo, quasi 26 anni, direi che ha dato tutto. Attenzione. Niente da fare, duello tra Felipe Luis e il nostro centrocampista. Subito a pressare. Fallo su Isco. E ora, attenzione qui, crociata nelle mani sul dischetto, ecco. Mette in mezzo questo pallone. Oh, Isco, sapevo che la tiravano lì. Che fallo? Ah, no, fammi capire, cioè. Voglio dire, il piattone sul piede da tirare al pallone. Leno. Ancora palla indietro a Leno. Isacca. Palla crociata. Bella questa palla per la Gomina. Stoppata tiro. E blocca Leno. Gomina, sempre pericoloso, combatti pallone. Mi lancio in avanti. Alla meglio la Juve qua con Fernandinho che esce bene dalla linea difensiva. Cristiano Ronaldo. Lo deve seguire Bisacca, lo deve seguire. Bravissimo, bravissimo. Ma che partita che sta facendo Bisacca? Diaz, lo tiene. Credeva nel fuorigioco la Juve, ma non stava riuscendo bene. Sidney, ancora Isco, Sidney, troppo macchinoso la Juve, troppo macchinoso. Pallone De Ligt, Cuadrado, arriva Ionita a chiudere. Messi, attenzione, la cruci. Vediamo, ma io direi che non so se c'è tutto questo fallo.
gli ha messo il braccio davanti, l'ha sbilanciato. Va bene, dai, disco, mette in mezzo questo pallone. Ne usciamo bene, sono rimasto un attimo senza respiro, ma ne usciamo bene. Bravi, così. Palla Loris, 67esimo. Siamo messi bene. Vai Cabrera. Voyaggi. Adesso è inquadrato con l'amico, inquadrato una finta di corpo, ancora di due con lui, ma attenzione Morata che si gira, parte il tiro, la palla è fuori. Morata oggi non è andata bene, è stato molto impreciso, entra Joaquin, esce Isco, uno spagnolo per uno spagnolo, che squadra che c'è, mamma mia. Ora io amico, dai, andiamo avanti, dai, forza. Bravo Diaz, voleva servire la gomma. Devi rientrare Gunter però, veloce la pulce, veloce, veloce, ma è più veloce Cabrera. Grandissimo, bravo. Lanci davanti adesso, sbagliato. Attenzione, attenzione, chiudere, chiudere. Perché non mi dà il cursore su Bisacca che gli altri sono qui indietro se io chiamo il cursore? Ma io, e cazzo. Agi. Lancia, Diaz, Diaz, Diaz. Parte il tiro. Ah, che gol. Ma che gol, sei gol. Grandissimo, questo qua è un giocatore ragazzi, compratelo, compratelo, gioca sul marcapasso, sto giocando più poco, compratelo. Mariano Diaz, mamma mia, io ho detto fuori. Gran palla ti piace, sul tiro del tuo gioco. Madonna, che legnata all'incrocio. Esce la gomma, sempre con gli applausi. Grande questo ragazzo qui. Entra Lasagna, che è andato in gol con la Roma. No, segnato Botroi, come al solito. Belluti. Botroi di rinnovo di contratto, così come Lasagna. Gli ha solo più fatto un 3 anni a Botroi, perché ormai ha 25 anni, voleva per 5 anni. Però ritengo che sia troppo 5 anni, quando uno ha già 28 anni, che è 25. Andiamo avanti. Andiamo ancora verso di là. Poi Agi. Fuori gioco. Ho sbagliato io. È un buon... Insomma, 3-0, aiuto. Che Veronica e poi ancora lì non messi all'indietro per quadrato Filippo, attenzione dai Silva, grande Anita, grande, che miglioramenti mi ha fatto questo giocatore, andiamo ancora via, attenzione. Niente, l'ha fatto, troppo marcato. Subito raddoppiata la pulce. Diaz. Bella, che incrocia bene la zona qua. Dai, Anita. Bella la palla qui. Bravo, Gunther. Ma dai, ma smettila, ma si è preso il pallone. Sono diciamo sportivo in queste cose. Secondo me non è fallo, non è perché vinco, secondo me non è fallo questo qua, l'ho già detto anche altre volte per altre squadre, cioè. Ha preso la palla, cioè non è fallo, assolutamente. No.
Lasagna, colpo di testa per una crociata che non ci arriva bene. E poi ci cadono tutte e due, giustamente l'arbitro lascia continuare una volta ogni tanto. Bisognerebbe che gli dassero un po' la mentalità inglese, sti arbitri. Joachim. Esce bene, crociata, attenzione. Si gira. Ecco, questo è fallo. Questo è fallo. Vabbè, abbiamo vinto 3-0 con la Juve, va bene così, questo è il pareggio dell'Olimpico. Ora Erano, pallone Unite. Giochiamo bene, con la Juve giochiamo sempre bene. Ah, guardate Terro, meno male che ha fischiato. Cosa ha combinato Quadrato qua? 3-0 la Juve, ripeto di dire. Mamma mia, è tipo a casa la sua prima tripletta, la maglia è chiusa. Grande, grande giocatore. Bravo. Ok, ragazzi. Allora, adesso non so quando riuscirò a registrarne un'altra, eh. Vince la Roma, quindi rientra, vince l'Inter, attenzione, hanno vinto tutte e due. Pareggia il Toro, però vince il Milan, e allora ci sarà una classifica interessantissima. Difatti, guardate, molto molto corta, molto corta. Noi puntiamo alla Coppa Italia e all'Europa League, quest'anno. E niente, seconda sconfitta per la Juve, sotto non si muove niente, ragazzi, è tutto, e a risentirci, alla prossima. Andiamo avanti, ok, Pordenone, queste sono le partite scrizzate più brutte che ci siano. Ciao ciao, alla prossima che sarà la registrazione, chiaramente, con il Milan.